tutta la parte, diciamo, di fungo, no? Tutta la parte di software installato su un data center. Dopodiché questo viene interconnesso sì tramite internet, è l'unico passaggio dove c'è internet, alle ground station, sono 12 sparsi in giro per il mondo. Queste parlano direttamente con i satelliti pilot, ok? Questi satelliti sono spalmati così, di questi ce ne sono 100, al momento ce ne sono così, ok? Ma dobbiamo arrivare qua. Praticamente questi vengono posizionati a un'altezza di 550 km, ok? Lungo delle orbite, ok? Che sono più o meno queste, ok? Fai conto che le orbite in realtà sono 5, sono 3 polari e 2 equatoriali, quindi ce ne sono praticamente 20 a orbita. Dove questi satelliti hanno una velocità invece di 7.4 km al secondo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente fanno 15 volte il giro della Terra nelle 24 ore. Questo che cosa significa? Che vanno a coprire aree diverse, perché la Terra ruota a una certa velocità, invece i satelliti a un'altra, molto più veloce, 15 volte più veloce. Questo vuol dire che tu hai una sfera che gira piano piano e poi intorno uno sciame di satelliti che continua a girare e quindi a coprire e a scansionare tutta la Terra. Il satellite crea un cono di copertura che si incrocia con gli altri. Questo permette a tutti i dispositivi Andromeda di parlare direttamente con tutta questa architettura. Questa architettura chiaramente è bidirezionale, quindi posso mandare da Pongo dei comandi ai satelliti per parlare con i vari dispositivi disseminati, che poi possono essere eterogenei tra di loro, quindi possono montare dei sensori diversi, degli attuatori diversi, qualunque cosa, come può essere un oleodotto, un gasdotto, come può essere un apparecchio di telemedicina. Questo permette a quell'oggetto di parlare con i nostri satelliti. Questo non è in scala, è uno a uno, questo è proprio un pilot. Questo è in grado alla fine di parlare attraverso le sue antenne poste sul basamento direttamente con tutti gli Andromeda presenti nel raggio di 1300 km.